Ora si deve trovare, e l'ho detto nell'ultima conferenza, si deve trovare la continuità, non dei risultati, che quello abbiamo visto che calcolatrice alla mano ce l'abbiamo, ogni sei partite i trenini sono sempre riempiti dalla media punti più o meno uguali, fino ai decimali, ma bisogna trovare la continuità dal punto di vista di questo tipo di atteggiamento e non è assolutamente facile, soprattutto quando giochi ogni 3 giorni e quando giochi contro avversari che hanno i tuoi stessi stimoli, scusate. Però questo vuol dire essere una grande squadra e noi ho detto abbiamo l'ambizione di diventarci, passando sempre da questo tipo di prestazioni e sapendo che quando ci sarà la partita dove bisogna soffrire, mettersi sotto la palla e dare i calci, dobbiamo imparare a farlo, anzi, dobbiamo imparare a farlo anche veloce perché subiamo sempre tantissimi falli e ne facciamo troppo pochi. Gli avversari vanno interpretati e sappiamo benissimo che se il Cesena gli piace tenere la palla, noi all'andata le abbiamo dominati tenendola noi, quindi bisogna capire, riconoscere le situazioni e soprattutto bisogna saperle interpretare in maniera facile e veloce. Mi aspetto un avversario che dopo qualche prestazione, ripeto, diversa, ritrovando la vittoria, abbia grande entusiasmo, rigioca in casa e è una partita difficile come tutte le altre. Il vero punto è analizzare chi saremo noi. E analizzare che cosa abbiamo nella testa e soprattutto, ripeto, con l'aiuto di tutti e la possibilità di usare tutti, secondo me ritorniamo a avere quelle armi per poter fare scelte in funzione delle caratteristiche e questo spesso fa la differenza.